A Santa Eufemia Maiella c'è un posto davvero speciale. Nel centro di accoglienza turistica del Parco della Maiella c'è questo orto botanico, meraviglia delle meraviglie, con 570 piante diverse, tutte quelle che la Maiella contiene, con annesso laboratorio didattico dove le piante raccontano di sé o si trasformano in profumi. Qui, in occasione del solstizio d'estate, nell'ambito del progetto Scegliamo di nutrire la salute della Fondazione Fogi, giustamente si è fatta lezione di agrobiodiversità. Questa tappa di questo progetto cosa ha di speciale? Ha di speciale che lo facciamo in un posto incantevole, in un posto della natura meravigliosa, in mezzo alle rose, ai fiori, ed è un incontro speciale secondo me, perché è la legittimazione, a mio avviso, di una interdisciplinarità che si sta creando. Proprio portata avanti dalla Foggi l'aspetto, diciamo, della prevenzione sanitaria. E questa è l'ultima tappa, l'ultimo seminario della pausa estiva. Quindi con oggi chiudiamo tutti i seminari estivi e riprenderemo a settembre. E collegata a questa esperienza c'è anche una scuola che vale la pena di conoscere. Che tipo di piante sono le più interessanti che sono in quest'orto? Questa è una domanda veramente complicatissima, Sono due. perché le piante sono tutte interessanti, poi essendo io un erborista sono tutte mie figlie, quindi non ce n'è una che prediligo che è più importante rispetto all'altra. È proprio forse la comunità delle piante a essere importante, quindi sempre torna il termine della biodiversità. L'antropia biointegrata comprende ovviamente materie che vanno dalla biologia alla chimica, all'erboristica, anche quelle che sono ovviamente che anche il mio campo, voglio dire, che è quello appunto della biologia applicata al corpo. Oggi abbiamo fatto un laboratorio di estrazione dell'acqua di rose, la famosa essenza di rosa, e questo è il prodotto finale che poi abbiamo dato ai nostri alunni. Me ne regala uno. Questa è la Sideritis italica, detta anche il tè dei pastori, che è una pianta con cui ci si fanno dei tè che hanno una funzione espettorante. Un'altra? Un'altra, per esempio, questo è il Gallium verum, è una pianta che serve per cagliare, fare un caglio vegetale, per cagliare il latte e trasformarlo appunto in formaggio. Lei è giovanissima, da quand'è che viene in quest'orto botanico? Da quando lo conosci? Quanti anni aveva? In realtà lo conosco sin da piccolissima perché abito qui a Sant'Eufemia. Cosa ha imparato in quest'orto? Allora, essere sicuramente se stessi, amare la natura. Ne vengono di scolaresche? Sì, assolutamente, soprattutto nel periodo primaverile, che è il periodo più adatto della fioritura.